Allora Matteo, la mia prima domanda è che cos'è Smart Logo e come ti è venuta l'idea e a che punto sei adesso per quanto riguarda l'implementazione effettiva dell'idea? Allora, appunto, Smart Logo è stata proprio un'idea venuta per caso un giorno durante un evento. Guardandomi in giro, ho visto che sempre più i QR code venivano utilizzati per campagne pubblicitarie, appunto per offrire dei servizi aggiuntivi ai visitatori. E appunto, spesso questi QR code venivano associati a dei loghi, a delle piccole immagini delle aziende già esistenti. E appunto, ho avuto questa idea di dire: ma perché non inseriamo le informazioni direttamente nelle immagini dei loghi e non come codice associato o allegato a loro? Nulla, quindi ho avuto questa idea e pochi giorni dopo ho sentito della possibilità di partecipare al contest di Working Capital. Ho preparato il pitch delle slide come richiestomi e ho partecipato così con molta semplicità. E, insomma, ripensandoci però prima di arrivare alla fase finale ho detto: ma insomma, questa cosa però potrebbe essere anche interessante, mi piacerebbe che effettivamente un utente riuscisse a recuperare queste informazioni direttamente dalle immagini dei loghi, magari utilizzando appunto i dispositivi smartphone che comunemente utilizziamo tutti i giorni. E nulla, quindi ho presentato il progetto. La mia idea è appunto un'idea progettuale, quindi è proprio stata presentata così, come un'idea. Io non ho sviluppato nessun tipo di prototipo, non ho sviluppato nessun tipo di situazione ancora, e anzi spero di cominciare più presto. E quindi soltanto però con questa idea, con questo inizio, ho avuto la possibilità di partecipare al contest di Working Capital, di arrivare in finale e vincere. Ottimo, quindi con il grant ottenuto da Working Capital hai già cominciato a muoverti per sviluppare proprio l'idea? Esatto, sì, praticamente da come si è concluso il Working Capital ho subito cominciato a studiare quelle che erano appunto le possibilità di sviluppo dell'applicazione. Naturalmente qui si parla di un'applicazione che richiede un ampio studio delle tecniche digital watermarking, quindi prima di cominciare a sviluppare le applicazioni vere e proprie, la parte nevralgica e comunque il nucleo del progetto sarà appunto uno studio importante di queste tecniche. Lo studio in parte è già cominciato, abbiamo già cominciato a guardarci intorno, partendo anche dal background che il MIC, il Media Integration and Communication Center, del quale faccio parte, aveva, su cui abbiamo lavorato in applicazioni riguardanti beni culturali e applicazioni sanitarie. Quindi nulla, partendo da queste informazioni di background, più delle informazioni aggiuntive che insomma recuperate da vari documenti, stiamo cercando appunto di mettere su la mia idea, quindi di effettuare questo studio che ci permetterà poi lo sviluppo successivo. Quindi quali sono i tempi previsti, insomma? Allora, per quanto riguarda lo studio, io penso che per avere appunto un'idea delle tecniche di marketing utilizzabili, dell'algoritmo utilizzabile, io penso quantomeno 3-4 mesi. E poi successivamente lo sviluppo, quindi abbiamo già consultato insomma, i nostri responsabili del progetto e quindi siamo in attesa appunto di definire un po' di tempistiche, però per quanto riguarda appunto lo studio iniziale, 3-4 mesi sono necessari, anche perché appunto tutto quello che poi viene provato teoricamente deve avere una fase di test, e quindi è da quello che derivano, dai test derivanti poi magari puoi rimettere in discussione anche quello che prima avevi provato. Insomma, finché uno non raggiunge un livello appunto di procedura stabile, il progetto non può andare avanti. Chiaro, quindi avete già avuto magari contatti con aziende interessate o ancora no?
Allora, no, per il momento no. Sinceramente, il contest Working Capital ha dato al progetto Smart Logo un elevato risalto. Dopo questo, appunto, i nostri contatti si sono limitati al contatto diretto con Telecom, che si è appunto riscontrata molto interessata del progetto, e per ora però non abbiamo avuto altri contatti con altre aziende, insomma, anche perché dovevamo portare a termine altri progetti e quindi, insomma, ci siamo riservati il tutto per l'inizio di quest'anno, insomma. Spero che magari ci possano essere dei riscontri positivi per l'inizio del 2012. Mi diresti chi sono le altre persone della squadra? Certamente, certamente. Allora, io faccio parte appunto del MIC, siamo un team di 6 persone guidate dal mio responsabile diretto, insomma, che è Roberto Caldelli, e poi ci sono altre 4 persone oltre a me, che sono Rudy Beccarelli, che è il responsabile appunto della parte di sviluppo, Andrea Del Mastio, che si occupa della parte più di ricerca, Irene Amerini, anch'essa che si occupa più della parte di ricerca. La ricerca al MIC si basa sull'image processing e tutta la parte che riguarda il digital forensic, quindi la parte di recupero di eventuali modifiche effettuate sulle immagini. E in più poi abbiamo Paolo Mazzanti, che è il nostro grafico e webmaster, insomma, che si occupa appunto della parte web e grafica del nostro laboratorio. Poi ci sono io, Matteo Fasini, che mi occupo in maniera molto diretta dello sviluppo e dello studio dello sviluppo delle applicazioni per quanto riguarda il digitale terrestre, che insomma è un ambito abbastanza noto, insomma, ultimamente ci sono stati abbastanza sviluppi in questo lato qua, e spero ora, appunto, con il progetto Smart Logo di cominciare anche a occuparmi della parte di digital watermarking. Smart Logo ha ottenuto anche altri riconoscimenti, finanziamenti, a parte quello di Working Capital. No, no, è stata proprio diciamo, la prima finestra, il primo trampolino di lancio, dai, mettiamolo così in maniera simpatica, di Smart Logo. Io ho partecipato, ho detto, con molta semplicità, ho presentato il mio pitch, non sapevo fino a dove potevo arrivare. Io sapevo, insomma, di aver fatto una buona ricerca, di aver presentato, a mio parere, un buon pitch. Ho partecipato a Working Capital esclusivamente, appunto, perché mi sembrava la possibilità più diretta e più vantaggiosa per provare a rendere noto, insomma, un progetto, un'idea di questo tipo. Poi insomma è andata bene. Poi è andata bene, sì, infatti l'esperienza di Torino è stata veramente ottima. Infatti ringrazio ancora, insomma, le persone che mi hanno dato la possibilità di passare quei 5 giorni, insomma, alla finale di Torino, nelle officine di grandi riparazioni, in un contesto veramente ottimo. In più, l'ho sottolineato anche con altre persone, queste esperienze danno la possibilità a ragazzi giovani, a persone che hanno voglia di rilanciarsi, hanno voglia di presentare idee, hanno voglia di contribuire. Io ho conosciuto veramente tanti ragazzi giovani, tante persone, coetanee mie, o comunque giovani ricercatori che avevano voglia di provare a cambiare veramente qualcosa. Io spero che anche chi non ha vinto, ma comunque già essere arrivati in finale in una cosa così importante, secondo me è comunque una vetrina importante, e spero, insomma, che ci siano dei riscontri effettivi per tutti quelli che hanno partecipato al contest. Quindi quali sono le prospettive per il futuro prossimo e per il futuro un po' più lontano? Allora, per quanto mi riguarda, per quanto riguarda il progetto Smart Logo, spero appunto che questa idea piaccia, che sia un'idea. A me piacerebbe aprire una rivista la mattina e trovare uno Smart Logo e poter recuperare le informazioni direttamente dal logo, vorrebbe dire, insomma, essere arrivati parecchio, parecchio, parecchio avanti. La strada naturalmente è in salita in queste cose, non credo che le cose vengano, insomma, in maniera semplice, però, insomma, ci stiamo provando, e quindi spero che il progetto si evolva nella maniera migliore possibile, che, insomma, già, insomma, a fine 2012 bisognerebbe cominciare a vedere qualche risultato. E poi, appunto,
ripeto, la cosa migliore sarebbe che questa idea prendesse campo e appunto se un giorno riusciremo a vedere un manifesto con uno smart logo e tramite il nostro dispositivo Android o Apple riuscire a scaricare l'applicazione per poter recuperare le informazioni, vuol dire che il progetto si sarebbe sviluppato nella maniera migliore. E poi nulla, per quanto riguarda gli sviluppi successivi o comunque tutti gli sviluppi fanno parte del mio lavoro. Come ti dicevo, io faccio parte anche sviluppo applicazioni per il digitale terrestre, è una cosa attuale e quindi mi garberebbe che questa tecnologia, l'interattività con la televisione, prendesse sempre più campo e arrivasse veramente diretta nelle case degli utenti, degli italiani. Anche perché secondo me avvicinare una persona a utilizzare la televisione, specie essendo la televisione uno strumento, insomma, familiare, utilizzato da tutti, secondo me darebbe appunto la possibilità di utilizzare quel qualcosa in più che magari manca nelle case di ognuno, no? Un po' di tecnologia in più nelle case di tutti non farebbe male. La televisione secondo me potrebbe essere un mezzo per questo. Speriamo che questo 2012, insomma, da questo punto di vista possa portare dei benefici. Ultimissima domanda, ti volevo chiedere se ci sono quindi prospettive del tipo, non so, una costituzione in società piuttosto che la creazione di altri servizi collaterali alla creazione dello smart logo per le aziende oppure qualche cosa d'altro. Ma guarda, ti ho detto, attualmente l'anno è cominciato ora, io mi lascio veramente tutte le porte aperte, naturalmente il progetto è stato finanziato da Telecom, quindi insomma mi piacerebbe portare avanti una collaborazione con loro relativa al progetto, magari a qualcos'altro. E poi vediamo, naturalmente se il progetto nasce in un certo modo, cioè è nato in un certo modo e magari si conclude come spero, nella maniera migliore possibile, potrebbe nascere benissimo uno startup. Oppure, magari, non lo so, questa idea potrebbe piacere ad altri, ed altri magari la vorrebbero utilizzare. Vediamo quello che succede. Io sono sicuramente molto positivo e spero che questa idea, insomma, riesca a nascere nella maniera migliore e si concretizzi nella maniera migliore. Spero veramente di riuscire a far utilizzare Smart Logo. Me lo auguro, insomma, ci metto tutti i miei buoni propositi. Matteo, ovviamente noi ti facciamo il nostro in bocca al lupo per il progetto e speriamo veramente di vedere presto, Grepi, appunto, come ben dicevi grepi. anche tu, uno smart logo su una Certo, rivista. grepi. Io vi ringrazio per l'intervista, vi faccio ancora tante congratulazioni per il sito. Grazie Veramente, è una bella finestra, siete importanti, siete importanti. mille. Grazie di Gra tutto. grazie infinite a te, Matteo, a presto.